Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, altro episodio di X4 Foundation, dove oggi tenteremo una cosa mai provata prima. Perché? Che cosa ho fatto? Allora, vi spiego rapidamente. Mi trovo qua nella mia base, non c'è più, come potete vedere, il mio incrociatore perché l'ho fatto andare in una zona strategica, cioè qui al confine con un settore Xenon, il Matrix 451. Non a caso, come mi avevate detto in live, questa stazione nelle vostre partite, in tante vostre partite, era sempre sotto attacco, perché appunto qua c'erano gli Xenon. Infatti, qua vicino al portale ci sono anche dei relitti di Xenon. Prima c'erano anche un sacco di casse, insomma, ci sono tanti incrociatori. Cosa faremo? Ora settiamo la destinazione verso il mio incrociatore. Vi farò attendere un attimo. Farò tutto questo viaggio. E mi recherò lì dove c'è e darò l'incarico all'incrociatore di superare il portale e andare oltre, perché oltre sembra essere una zona ampiamente ricca di gas e intanto le cose qua si muovono da sole, di gas e minerali, e ci sono delle stazioni dei teladi, e io con i teladi vado molto d'accordo, mi stanno molto a cuore, quindi andiamo di là e vediamo che cosa succede. Un'altra cosa che ho scoperto è che se voi prendete le vostre navi e come che avevo preso i caccia in protezione del mio incrociatore e cliccate, le selezionate tutte, cliccate col destro e fate una delle formazioni, diciamo, di difesa, difesa, intercettazione o attacco, in pratica ve la vedrete poi qua nell'equipaggio, cos'è, nella configurazione. Vedete, ho l'Alfa 4 con Alfa 4 navi attaccate. Se io clicco qui, le lancia ed escono e difendono. Tra l'altro, io vedo che qua posso impostare anche la formazione. Possiamo mettere la formazione triangolare, orizzontale, linea di rilevamento. Insomma, dipende un po' dalle abilità del personale di queste navi. Quindi bisogna fare attenzione. Ora salpiamo e andiamo. E ci risentiamo tra pochissimo quando arriverò a destinazione. Ed eccoci arrivati al nostro incrociatore. Una delle cose che ho notato è che quando li vedo guidare con a bordo, dove sono a bordo io, li vedo fare delle minchiate. Minchiate senza precedenti. Mentre invece, dandogli il compito da sole, Docking granted. fanno quello che devono fare. Scusate, ma stavo guardando perché Successfully non mi ha docked. lasciato atterrare subito perché doveva prima liberare uno spazio. Allora, prendiamo il mio incrociatore, e andiamo verso il portale. Voilà, il portale. Ok, entriamo nel portale, ora ci alziamo e andiamo in plancia di comando. Spettacolo. Ora, mentre stiamo facendo questa operazione, arriveremo di là e vedremo che cosa succede. Quello che sto iniziando a fare adesso, ho mandato una nave a fare dei commerci che però gli ho settato io in automatico, cioè non in automatico, cioè ho cliccato vai, vendi, fai, è una navetta che c'è qui, in modo da migliorare la reputazione con le famiglie libere, perché le famiglie libere erano meno 5, adesso sono meno 3, anche se in realtà non so dove sia finito effettivamente il mio cargo e dopo andrò a vedere. Comunque l'idea è quella di andare a commerciare anche con loro perché hanno delle navi molto forti. Tra l'altro, loro vedo che sto facendo un po' l'esplorazione, ma sembra che nei loro territori degli split, ovviamente intendo le famiglie libere sono degli split, non ci sono giacimenti da estrarre. Quindi non lo so. Vedremo. Allora, intanto io mi metto qui e così vediamo un attimino se ce la fa a prendere sto portale. È un po' più a sinistra, un po' più in alto. Cosa cacchio stai facendo? Vabbè, lui l'ho skillato personalmente, quindi credo che sappia quello che fa. Ecco, vedete, questo è quello che capita con le navi grosse. Abbiamo preso una palata. Ed è una cosa che non capita raramente, perché anche nel viaggio veloce, quando andiamo in modalità viaggio, ci mette, diciamo, 20 secondi a caricare, ma tante volte rallenta perché appunto si schianta contro qualcuno. Abbiamo qualcuno qui che sta attaccando in questo momento. Sì, ci sono. Non c'è nemmeno bisogno di. Bah, non lo so.
Vediamo, abbiamo già uno scontro a fuoco qui. Magari lo dovresti anche schivare, sto coso, mica finirgli addosso alla nave da costruzione. Ma sei un coglione! Adesso, mi stai distruggendo l'incrociatore solo perché ci sono a bordo io? Adesso, scusami, Sì, intanto grattiamo via tutta la vernice. Adesso prendo io i comandi, Sì, hai rotto le palle. Lasciami posto! Can I help? Goodbye. Fammi guidare. No, non mi fai guidare. Vabbè. Can I help? Goodbye. Vabbè, non me lo lascia fare. Adesso... Non ho ben capito cosa sta facendo, ma va bene. Torniamo qua e vediamo di nuovo. Rientriamo in stanza e vediamo se riesco a guidarla io. Ecco, adesso levati dalle palle che ci penso io qua. Allora. Che sia anche dispiegato qualcosa lì che dovrebbe essere un drone da recupero. Non so per cosa, comunque noi ce ne sbattiamo le balle perché già qua stanno combattendo. Io inizio a spostarmi in direzione... è uscita una nave abbastanza grossa, ma chi se ne frega. Vedete, iniziamo a caricare. Aspettiamo un po' e poi arriviamo di là e magari dispieghiamo le forze appena oltre il portale. Siamo stati urtati, ma diciamo che al momento stiamo qui. Stiamo qui e riprende il comando lui, perché è uscita anche una nave abbastanza grossa. Quindi a questo punto diamo il comando alla nostra nave, al nostro incrociatore, di dispiegare le forze. Allora, dov'è che sono qua? Dove cacchio è? Qui. Lancia. Ok, stiamo lanciando le navi. In questo momento stiamo lanciando le navi e ora andiamo anche noi. Andiamo anche noi a... Aspettiamo un attimo che magari lancino tutte le navi. Andiamo alla... vedete che adesso ne stanno lanciando. Una volta che le avranno lanciate tutte ci daranno anche la nostra. E potremo uscire e fare quello che possiamo. La nave... Ok, c'è una imperversa, una gran battaglia fuori. Aria di attacco. Ok, ci andiamo subito. E poi leviamo la nostra nave. Così andiamo a vedere. Stando sempre vicini a... Sì, voglio la mia Viper. Eccola lì, bellissima. Usciamo e andiamo. A meno che non sia già tutto finito, ma no. È uscita anche una nave anche abbastanza grossa. È uscita una... non un incrociatore, ma è uscita un bel... Una nave da... Una fregata. Ok, siamo pronti? Salpiamo. Dovrei settare... Gli sto vicino, così almeno non rischiamo. Perché la nave adesso qua ha un po' di torrette. Adesso voglio dare il compito all'incrociatore di smetterla di andare... Ups. No, no, non volare, non volare, non volare. Stiamo prendendo danni. Mi date una mano però, cazzarola. Abbiamo giù gli scudi. Ok, bravissimi. Devo capire come cacchio si fa a dirgli di difendere tutti, di distruggere tutto. Ma hanno distrutto anche quella nave grossa, forma di insetto. C'è ancora qualcuno in giro. Stiamo... abbiamo finito gli scudi. Mannaggia. Abbiamo finito gli scudi e abbiamo anche l'hull danneggiato. Scafo danneggiato, sì. Dobbiamo tornare dentro. Ok, fammi tornare giù, che adesso la gestiamo da qua. Allora, tu, nave di merda. Allora. Azioni. Come cacchio faccio a darti le azioni? Ok.
Proteggi posizione. Tirare fuori ste armi però, perché sennò tutto attacca, attacca i nemici. Via. Le navi lì sono messe anche abbastanza bene. Dai, risalpa. Lule è andata. Lule è quasi a metà, però vorrei anche capire se questo incrociatore sta facendo un po' quello che deve. Non lo vedo sparare. Stanno buttando giù gli scudi. È una torretta questa. Ok, non è più una torretta adesso. Bene. Non ho ben capito se mi abbia dato una mano concreta, però l'incrociatore adesso dovrebbe aver fuori tutte le armi impostate su attacco, quindi in teoria dovesse arrivare qualcun altro dal portale. Sì, ma qua saltano fuori navi così, cioè son grosse. Non, tra l'altro mi sa che loro non prendono nemmeno l'autostrada, talmente sono grosse, soprattutto poi le Capital, che sono una taglia ancora più grande di queste. È brutta, infatti vorrei migliorare anche coi Paranid e prendermi la Paranid che sembra l'Enterprise piuttosto che sto fungo atomico gigante. Niente, dovremmo aver concluso la battaglia. Abbiamo fatto una buona prestazione, virgolette. Adesso io riapro le sue statistiche, vado su dove che era qua, Alpha 4, e faccio attaccato. Quindi a pian piano adesso tutte le navi prenderanno posto all'interno. Io adesso vado. Ah, ne sta arrivando un altro. E se non arrivano senza fine qua. Tornata di là. Vado a mettere il naso di là, vediamo che cosa c'è. Fare attenzione a non farmi urtare da qualcuno che arriva improvvisamente. Entering system matrix number 4-5. Dovremmo andare di là. Dovremmo andare di là, sì, con la. Con l'incrociatore. L'incrociatore è un altro, ce n'è. Ovviamente qua sono tutti di questa fazione, quindi. Scusate ragazzi, ma state parcheggiando? Vabbè, sentite, incrociatore, tu gli dico vai. Esplora il portale. Ok. Non mi faccio vedere a bordo, magari il pilota non si agita. Vediamo se non ha già magari qualche compito già prima, per cui non me lo fa. Sì, infatti. Esplora. No, non lo vuoi fare. Vabbè, attendi. Allora, incrociatore, tac, vai a oggetto, vola, vai. Ok. Io ti sto vicino. Sembra difficile. Adesso non ti guardo così non ti agiti, Il problema è che abbiamo l'ul danneggiata. O andiamo in uno spazio porto a ripararlo spendendo soldi, o usciamo in tutta e lo ripariamo con laser da riparazione. Però non è difficile fare quello che ti ho chiesto, Devi entrare. Devo venire io a guidare? Ci sono degli evidenti problemi. O sta cercando di prenderla magari dall'altro lato in modo da avere meno gente. Però sta andando addosso un altro incrociatore. Questi qua fortunatamente nella mia partita abbiamo avuto abbastanza fortuna, perché non hanno mai attaccato. E non è aspetti che cacchio di. Vabbè, ho capito ragazzi. Fammi atterrare. Ok. Hanno accodato il mio atterraggio, perché infatti sta mettendo via una nave. Adesso ci penso io, vado io di là, non preoccuparti. Docking granted. Ok. Successfully docked. Ok, dai, fammi guidare, va. Balordo. Vai via. Senza rancore, però veramente. Guidate bene quando non vi vede nessuno, perché quando sono qua che guardo veramente. Ok, dai, andiamo, sperando di non notare nessuno che arriva.
ci mettiamo appena di là del coso e poi dispieghiamo tutte le forze e vediamo che cosa succede. Ormai questa nave l'ho fatta a fondo perso, perché ovviamente è una cosa che non ho mai provato, il combattimento massivo così. Eccolo lì che mi urto addosso al bordo, perché la nave è grossa. Eh sì. Adesso così ce la facciamo. Ok, siamo di là. Ecco qua. Allora. Ok. Attiva tutto. Ferma la nave. Visuale interna. Lascio. Con calma, tanto siamo solo in territorio Xenon. No, vedete quanta roba c'è qua da prendere? Vediamo se posso recuperarla in qualche modo. Raccogli oggetto. Manderà il drone, immagino. Li recupero. C'è un container. Cristallite di nividio. Vabbè, intanto stiamo sorvegliando. Qua fuori ci sono degli Xenon, gruppo di incursione, stanno arrivando. Ovviamente qua è il baluardo difensivo di tutto l'impero Teladi, perché qua attaccano. E abbiamo già iniziato a costruire una piattaforma difensiva e una fonderia. E di qua c'erano tutte le navi in difesa, quindi finché regge quello, ok. Poi le ipotesi sono due: o si conquista il territorio, si spazzano via gli Xenon, o con una capital magari o più di una si attacca alle stazioni Xenon, se esistono, ma penso proprio di sì, dove fabbricano le navi. Oppure prima o poi si soccombe, entrano, conquistano i settori e a quel punto iniziamo a tagliare fuori un po' di cose. Devo farmi amici anche gli split, c'è poco da fare, perché... Allora, adesso... Sono tutti andati, quindi in realtà sarebbe saggio star fermi. Vediamo adesso sull'incrociatore se abbiamo qualche compito. Ma richiama subordinati, no? Non richiamare subordinati. Perché richiami subordinati? Annulla tutto. Non me lo fa fare. Vabbè, dai, abbiamo fatto una mini battaglia. Adesso io non so se rimarrò qua, perché è abbastanza rischiosa. Non l'ho vista nemmeno sparare sta nave, però insomma abbiamo fatto una prova. Ovviamente non bisogna mettere diciamo a rischio una nave come questa così, bisognerebbe avere un obiettivo in mente, quindi farsi strada andando avanti abbattendo navi o non lo so. Comunque adesso queste stanno attaccando ancora, quindi loro devono avere il compito di attaccare. Quindi io presumo che comunque ce l'abbiano il compito di attaccare. No, di difesa. Quindi io direi di intercettazione, ok. E sono lanciate. Stanno attaccando anche la stazione, quindi dobbiamo andare a dargli una mano. Niente, cambiate. Attacco. Attacca tutti i nemici, attacca tutti i nemici. Sì, nave, spostati qua. Fai un po' quello staccacchio che vuoi, eh. Vabbè, vai lì, ho detto, vai. Ok, ci stiamo muovendo adesso, si è imballato con l'ordine. La spostiamo vicino a questa stazione, dove c'è anche una missione, guardi al portale. Vedete, queste sono missioni che ci danno i seminari per i piloti. E in realtà si trovano anche quelle a 3 stelle o a 2 stelle, insomma, per portare i piloti a 3. Io onestamente chiedo a voi se lo sapete, perché io portando un pilota a 3 stelle risolverei un sacco di problemi, perché potrei mettere l'autotrade, che è diverso dal distribuisci merci, cioè l'autotrade va a riempire la stiva, la svuota da un'altra parte e guadagna. Mentre l'altro, il commercio, che adesso non mi ricordo nemmeno più come si fa perché non l'ho più fatto, riempie solo magari di 2-3 pezzi, cioè veramente il guadagno è minimo, poche centinaia di crediti. Quindi, vabbè, intanto io niente, ho dato l'ordine, quindi dovremmo andare ad attaccare quelli Xenon lì e dare una mano ulteriore a questa stazione che attualmente è sotto attacco. Quindi
Io gli clicco lì, gli ho detto di andare lì, ma annullo e direi attacca. Vuole attendilo, annullo, vuole attacca, attacca. Voglio vedere come attaccate. Anche i subordinati adesso stanno andando tutti sull'obiettivo, infatti vedete tutti i mirini sopra. Ci stanno buttando giù la fonderia di Teladianum, che è importantissimo per l'economia locale. Musica bellissima che è partita in questo momento. Allora, riesco a salire. Cacchio, che bella la... Scusi, salgo qui che vedo meglio. Poi sono capitano, faccio quello che voglio. Allora, stanno attaccando. Non si vede niente, dovremmo andare sul campo, ma non mi fido con quel caccia lì. Dovrei prendermi una nave un po' più bella. Stanno sparando, stanno difendendo, noi ci stiamo avvicinando. Quelli sono dei depositi di liquidi. Si vede sparare, ma non si vedono le navi. Ok, dai, andiamo a difendere. Ok, uno è andato. Stiamo attaccando. Dategli. Spero di non colpire la stazione. Ok, dai, quello è spacciato, ormai è andato. Dovremmo andare avanti ed esplorare. Questa sembra essere una bella zona. Sembra essere una bella zona davvero. Adesso lo hanno preso di mira, l'hanno distrutto. Fantastico, grandissimi ragazzi. Ok, stanno aspettando ordini. Ma cos'è quel coso? Quel coso che vediamo là davanti, cos'è? Nave da rifornimento. Sta passando, ma non c'entra niente quella. Ho visto una struttura xenon. Questa è la grandezza di una capital che sta passando, però. Di là. Vabbè. Non so dove stiamo andando. Comunque ho visto una struttura xenon. Sembrava quasi una capital. Vabbè, in pratica stanno arrivando ancora, quindi bisognerebbe sferrare un attacco, ma ovviamente adesso non è ancora il momento. Dovremmo avere una capital, avere vari incrociatori e sferrare un attacco e conquistarci il settore, spazzarli via, perché qua dovrebbe esserci un settore e poi un altro, due degli Xenon. Riuscissimo a liberarli sarebbe figo perché potremmo farli nostri e sfruttarne tutte le potenzialità economiche. Niente ragazzi, io vi saluto, datemi un parere su quello che è stato questo mini combattimento, insomma, visto così, e comunque resto in attesa dei vostri suggerimenti per il futuro. Ragazzi, con questo vi saluto, alla prossima e ciao ciao!